Ciao. Ecco qua. Oggi sono un pochino più in orario, ma sono in ritardo comunque. Vediamo di sistemare. Mi sono tagliato un po' di cornici di moda scrap per iniziare. Intanto che vi aspetto, ne rifilo qualcuna perché le ho tagliate di corsa. Voilà. Ok. Oggi siamo in fase elfo. Stiamo preparando i regalini di Natale per il negozio, quindi siamo veramente, cioè, il negozio in uno stato non pietoso di più. Ma vabbè. Buonasera. Queste ne abbiamo quattro. Vediamo se di queste ne abbiamo quattro. 1, 2, 3 e 4. Questa ha subito un incidente di percorso. Ciao. Voilà. Non riesco più a fare i video delle novità, prima o poi riuscirò di nuovo. Ci sono tutte le cose nuove della Catherine Pooler che sono meravigliose se le avete viste sul sito. Intanto mi sono ripresa il nero. Ciao Martina, mamma Elephant, arriva lunedì, perché ovviamente la logistica è in ritardo con le feste di Natale. Ok, allora, poi vi faccio anche vedere una preview dei regalini di Natale. Dunque, c'è mia madre che sta fustellando, quindi se sentite il rumore della Big Shot elettrica è quello. Allora, l'idea di oggi nasce perché volevo riusare questi timbrini qua e forse qualcuno mi ha chiesto anche di dare un'idea, uno spunto per un decoro dell'albero di Natale. O forse me lo sono sognato, potrebbe anche essere, però intanto lo facciamo. Volevo usare questi timbri qui e contestualmente ne faremo due, tre, con un'altra idea che mi è venuta dopo. Facciamo una cosa semplice semplice. Prima facciamo una cornice decoralbero senza timbri e per quello ho tagliato la cornice in una carta dell'ultima collezione della Simple Stories, la Freezing Season. Adesso la pieghiamo e l'idea è di fare una cornice che contenga una delle tessere della collezione stessa. Adesso vi faccio vedere, mi sono presa il foglio 4x4, ma si potrebbe fare questo discorso tranquillamente anche con le tesserine 4x6 o le 3x4, insomma con qualsiasi misura. Ti chiedo perché quando uso quella sottile non leggo tutto il commento. Sara, non leggo tutto il commento, però poi lo guardo. Aiuto? Ho fatto casino? Ho spezzato, sì. Allora, sì, ho spezzato il braccio al pupazzo di neve, però poi l'abbiamo recuperato, il braccio del pupazzo di neve. Allora, pieghiamo tutte le cornici, poi vado a leggermi il tuo commento, Sara, perché non me lo fa vedere per intero e quindi non so che cosa mi hai scritto. Voilà. Allora, e questa è la quarta. Così, l'altra piega è qua. Allora, io voglio usare una di queste tesserine qua. Sì, no, vabbè, mi sono molto molto umiliata. Vabbè, allora, io userei o i pupazzi, o This is the Season, anche Brlo Zero è molto carina. Anche questo in realtà è molto bellino. Keep Warm and Snuggle Up. Già non so quale usare, iniziamo malissimo. Allora, intanto mi taglio le cornici. Questo è un 4 pollici per 4 pollici, quindi io devo portare tutte le mie cornici, tutti i quattro pezzi della cornice a 4 pollici. Partendo, visto che io ho la misura dell'interno, partendo da qua. Quindi adesso misuro, me ne faccio anche magari due insieme. Misuro di modo che da qui. Non si tocca lì, non si tocca, ti cade lì. Quello lì Tacchetti sì. sono difficili da gestire, cade. Quelli lì Meglio sono non un po' così. toccarli. Allora, dicevamo 4 pollici. Devo fare in modo che. Allora, lo allineo così, di modo che questo sia 4 pollici e taglio. Stessa cosa di qua. Con YouTube cercherò di essere. Allora, il problema è caricare il pregresso di YouTube, perché ci va un'ora a caricare un video, fanciulle. Quindi cercherò di mettere in tempo più o meno reale quelli che faccio di giorno in giorno. Quindi stasera magari carico questi ultimi due o tre che ho fatto. Per il resto vediamo, per il progresso, perché è veramente eterno. Allora, incolliamo le nostre cornici intanto.
Colla, colla nuova. Allora, intanto formiamole. Oggi la colla nuovo è stata chiamata un atto di grandissima forza perché stiamo appunto incollando i regalini di Natale. Non ne abbiamo fatti tantissimi ancora, però ne abbiamo già fatto un bel numero, quindi abbiamo gli elfi. Voilà. Incolliamo anche queste due. Questo di incollarle da piatte è un trucco che ci ha insegnato Chiara durante uno dei corsi e che effettivamente è funzionalissimo perché poi vengono sempre perfette. Voilà. In realtà in questo caso il progetto si monta, questa è la cornice più larga, sì, esatto. Il progetto si monta in un nanosecondo perché adesso noi ci montiamo la cornice. Vediamo solo che sia tutto giusto, questo così e questo così, sì. Voilà, e poi mettiamo un po' di colla qui e un po' di colla qui e facciamo l'incastro. E poi lo teniamo in posa un secondo di modo che la colla, vedete, è perfetta. E se viene a me? Sì, si possono fare, io avevo fatto un tutorial per farla a mano, la cornice è fattibile. Avrà il retro, ovviamente, che in realtà per quello che ci interessa sarà forse anche più comodo, no? Allora, decidiamo, l'idea è questa, no? Io ci metterei lui. Mi è venuta più piccola. Ho sbagliato le misure, probabilmente, ma che cosa strana, boh. C'è il mio righello, mamma, lì da qualche parte, quello di metallo. L'avevo visto in mezzo alle macerie dei... Misuriamo. Luigi, tra poco arriva il pacco. Bene. Allora, perché no? Io avevo fatto 4 pollici. Vabbè, non importa. Senza retro è difficile secondo me farti l'incastro. Sì, secondo me sì, però no, non è da me assolutamente. Non, boh. Allora, prendiamo il nostro... Allora, potremmo anche prendere in realtà i babacetti di neve che sono molto carini. Prendiamo i babacetti. Tagliamo la striscia. In realtà a questo punto, però, provvidenzialmente, dato che l'ho fatta più grande, non mi servirà rifilarla. Cioè, non mi servirà tagliare un'ulteriore base perché questa è più piccola, ma dovrei riuscire ad incollarla tranquillamente così. Qui sopra. Direi che c'est parfait. Avevo preso anche questa carta qui, perché da qui volevo ritagliare le montagnole. Ne prendiamo qualcuna. Guardate, ne taglio una striscia, così ritaglio un po' di montagnole. Allora, incolliamo anche... Tac, allora, facciamo così. Ok, perfetto. Poi se voglio coprire il retro, se lo metto sì, ne ho ancora qualcuna di queste, non tutte, ma alcune ci sono già. Sul sito dovrebbe essere abbastanza aggiornato, dico dovrebbe, perché se mi accorgo che sono finite le tolgo, se non me ne accorgo, non le tolgo. Allora, ritaglio un po' di montagnole. Tac. Queste sono piuttosto semplici, ce le possiamo fare ritagliarle senza grossi, grossi problemi e le attaccherò lì. Allora, in realtà questa è un'idea molto veloce che si può declinare poi in tanti modi, si potrebbero fare delle micro shaker, si potrebbero fare con l'acetato, io vi do uno spunto oggi non ho tantissimissimo tempo da batterare qui, oggi comunque vedo i commenti e sono già molto contenta, perché siamo un po' in fase di confezionamento dei regali di Natale. Poi ve li faccio vedere. E poi domani abbiamo il corso, quindi stiamo fustellando una serie di elementi. Allora, tagliamo ancora questi qui rosa.
Questo è un qualcosa che si può fare in realtà anche con tutte le carte di Natale, magari vecchie, di cui avete solo le tessere o di cui avete solo un foglio in tinta unita, potete usarle per fare la cornice. Dai mercatini a Govone, che meraviglia! Voilà. Fai tante foto che ti servono per il December Day. Ok, allora. Mi mancano delle montagnole gialle, che adesso vado prontamente a ritagliare da qua, quindi neanche verdi. Prendiamo. Vabbè, alla fine questo foglio lo sacrifichiamo così. Poi decidiamo come metterle e prendiamo anche queste tre verdi qua. Ci sono anche grigie in realtà. Allora, vi avverto che ho ordinato delle carte nuove della Renke. Ero partita per riordinare la carta degli alberelli che è finita e niente, mi sono rimasta attaccata alle mani. Tipo 20 altre carte. Ok, allora questi qui io li attaccherei molto semplicemente, un po' spessorati, un po' no, qui. Il mio biadesivo spessorato è qua sotto, non è qua sotto. Il rotolone, mamma, dovrebbe essere. Me lo perdo sempre. Voilà. Ok. Allora iniziamo da quelle non spessorate. Assolutamente a caso, chiaramente, no? Poi abbiamo queste tre che mi piacerebbe molto mettere. Di spessorato qui. Ok, magari facciamo che spessorare anche questo, tanto non era ancora incollato, così qui ci mettiamo queste. Così. Così. Queste le nascondiamo lì, così tutto quello che abbiamo tagliato viene utilizzato. Ora possiamo decidere se usare questa tesserina, All I need is hot cocoa and fuzzy socks. Tutto quello di cui ho bisogno è la cioccolata calda e i calzini pelosi. Oppure usare un bannerino con un timbro. Per esempio, potremmo usare un bannerino. Io ho qui questo timbro che sto usando per i regalini di Natale, che è di Mama Elephant e lo Scripty Christmas. Potrei usare questo ho 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 e metterlo qui. Potrei farlo addirittura anche a mano. Guardate, qui ho tipo un rimasuglio dei mille mila fogli che stiamo tagliando oggi. Aspettate che prendo il mio blocchetto d'acrilico. In qualche sistema. In realtà credo di averlo spostato io prima. Mettendo in ordine, pensate quanto ho messo bene in ordine. Allora, sarà sicuramente uno di questi. Il telefono, mamma. Rispondi tu? Mi sono persa il blocchetto d'acrilico, ma noi rimediamo così. Tanta roba, sì. Cliente disperata in negozio. Allora. Usiamo questo. Non va benissimo, ma sono certa che riusciremo nel nostro intento lo stesso. Perfetto. Recuperiamo il timbro. Tac. Oggi è la situazione più caotica del solito perché stiamo impacchettando i regalini, quindi. Allora, adesso con la taglierina lo rifilo e poi faccio le due codine. Adesso facciamo le due codine. Non è È l'ultima dritto. data utile per prenotarlo. Voilà. Dopo quella data lì, no. Voilà.
Sì, però non ha la certezza di averla. Ok, Perché ancora in qua lo teoria deve essere rifiliamo. certezza, le viene consegnata perché almeno siamo sicuri che ce la danno. Qui non è dritta. Cerchiamo di rifilarlo un Comunque le scrive secondo. Piglia, e Piglia le dà un'intonazione migliore di questa. Ok, così. Dile che sto facendo un video che adesso non posso. Voilà. E lo mettiamo tipo qui. E il mio decoro è a posto. Qui dietro ci mettiamo un gancettino ed è perfetto. Così, questo pezzettino lo tagliamo. Voilà. Ed è carino, molto. E questo è uno. Poi, questo qui si può fare praticamente quasi senza timbri perché avremmo potuto ritagliare la scritta da una delle tesserine. Quello che facciamo adesso invece sarà, io ho altre due cornici, per cui adesso dovrò prendere le misure in una maniera diversa, evidentemente, in cui voglio inserire uno di questi, che adesso timbreremo sul cartoncino bianco. Quale inseriamo? Boh, sono tutti belli. Allora, io vorrei sicuramente il pupazzo di neve. Di lì mi passi mica due. No, hai un foglio bianco lì che ti è avanzato per caso dai ritagli? No, un foglio proprio bianco. Se me lo vai a prendere, sì. Allora, sicuramente lui e poi potremmo usare la calza o il guantino oppure anche l'alberello. Usiamo l'alberello pupazzo di neve, anche se anche loro sweet holiday wishes. Usiamo le corna e l'alberello. Sì. No, mi serve quello liscio. Se no non riesco a timbrarci. Voilà. Però per questo prendiamo la platform. Non è quello piccolo allora. Sì, uguale perché tanto poi lo ritaglio. Allora, giuro che avevo l'altra platform fuori e non so più dov'è. Allora, tiriamo fuori i due timbri, che sono questo qui e questo qui. Ciao, ci vediamo presto. Questi due, li timbro tutti e due in nero. E mi faccio un quadratino, adesso ci riproviamo, 4x4. Facciamolo anzi 4,5x4,5. Sì, questi timbri sono tutti belli, infatti me li sono presa tutti, grandi, piccoli, tutti, cioè perché poi si sa mai che non li trovo più, non si può stare senza. Questo qui è piccolo e prendiamo un altro che sarà sempre 4,5x4,5. Così ho un pochino di bordo. Allora, giro questo perché questo timbro qua è in gomma. Tra un po', tra l'altro, inizio a preparare le valigie per il ciao perché per voi si avvicina Natale, per me si avvicina il ciao. Vi dico solo che sto meditando di comprarmi una SIM americana per avere più traffico dati. Stiamo conciati così quest'anno. Voilà. Allora, io timbrerei in nero. Perché una è nera, vabbè, una la facciamo in nero e una la facciamo in un marrone scuro, magari. Voilà. Usiamo questo. Il pupazzo lo facciamo nero e le corna le facciamo marroni. Voilà. Perfetto, primo colpo. Inchiostri della Puller. Mamma, ricordati poi solo di darle il regalino. Non mi ha sentito, vero? Mi ignora. Mi dai un cenno? Ricordati di darle il regalino. Voilà. Via. Facciamo l'altro. Guarda. Eh sì, certo, uno devi prenderlo qui. Hai solo le card lì. Allora.
Questo qui è il nostro pupazzo di neve. Adesso timbriamo le corna. Che è detto così. È bello perché qui abbiamo disegno e sentiment insieme. La sima americana, sì, così, ciao. Così qualcuno mi denuncerà per stalking praticamente. Ma lì la card ce l'hai nel cassetto della cassa. C'è questa che la disturba. Meravigliosa. Boh. Ok, questi non hanno bisogno di nient'altro praticamente. Una volta che le mettiamo lì dentro la cornice, sono a posto, secondo me. E ne ho scelto di farne una in una cornice colorata e una in una cornice nera. Quindi quella con il pupazzo di neve sarà una cornice black and white, molto molto clean and simple. Anche l'altra sarà clean and simple, però sarà colorata perché userò della carta patterned. Della sedia, sì, esatto, Eleonora, lo guardavo prima che l'ho preparato al volo per dartelo e ce lo siamo dimenticate. Vabbè, tanto devi tornare, ti vedrai costretta a tornare per prendere l'omaggio. Le caramelle, i nasi di Rudolph. Quest'anno diamo in omaggio i nasi di Rudolph. Mia madre non approva, ma diamo in omaggio i nasi di Rudolph. Voilà. A te, ciao. Allora, 4x4, vediamo se sto giro riesco a prendere la misura. Devo prendere che sia 4 da qui, 4 pollici. Era giusto così, ma perché mi è venuto meno? Interno, quello lì è l'interno. Avrò tagliato male sicuramente. Quanto ne è avanzato di qua? Tac, fatemi fare una prova. E mi viene uguale all'altra così. Non capisco. La teoria è quella, che da qui a qui, da lì a là, ci sono qua, c'è 4. Boh. Allora, proviamo a fare 4 e mezzo. Vediamo cosa viene fuori. Quindi facciamo 4 e mezzo. E lo facciamo, questa qui è quella colorata, su tutte quelle colorate. Che brutalmente io adesso allineo tutto. E tagliamo tutto ensemble 4 pollici e mezzo. Poi consulterò la Modenini per capire perché non mi viene, ma non importa. Voilà. Un po' di cornice si mangia l'incastro, assolutamente sì, però avevo registrato questa informazione per cui conteggiando la misura dell'interno sarebbe stato quello il parametro da tenere presente, e invece no. Però vabbè, non è strano che io sbagli con i conti e le misure, quindi insomma. Voilà, e la incolliamo. In realtà potremmo mettere un goccio di colla. C'è un filo di biadesivo e un goccio di colla e poi tenerla premuta giù così. I nasi di Rudolph, ne volete vedere? Dopo ve le faccio vedere, ve ne faccio vedere una. Di fare 4 più la larghezza della cornice. Giusto, Natasha. C'hai ragione che te, vabbè, quindi sarà comunque più piccolo, ma non importa perché noi abbiamo timbrato al centro il nostro disegno, quindi anche se è un pelino più piccolo, non importa. Io ho fatto lo scientifico, 5 anni di matematica buttati. Vabbè, però poi ne ho preso consapevolezza, sono diventata psicologa. Voilà. Poi mettiamo il nostro biadesivo qui. Un briciolo di colla. Voilà. Allora, per chi me lo chiede, le ponsezie di Pretty Pink Posh sono finite. Le ho già riordinate, spero arriveranno la prossima settimana. La prossima settimana arriva anche la Glimmer Foil Machine della Spellbinders, con cui giocheremo un po'. Se avete visto, se seguite il canale di Yana, avrete visto che lei la usa tantissimo. E quindi mi ha preso questo trip adesso. E voilà, avevamo fatto il preordine,
Quindi arriveranno quelle che sono state preordinate più una per me. Dieci, Sì, dieci. dieci set così. Sì. Così, ok. Mia madre sta fustellando per domani, siamo alla disperazione. Sì, guarda, ridi, ma io sono disperata, mamma. Sì, ti capisco. Meno male. Vabbè, il tacchino arriverà. Brava. Allora, prepariamo la nostra cornice. Un picciolo di colla. Voilà. Colla. E voilà. Poi colla qui. Colla qui. Che succede? Che ne ho chiusa una al contrario? Oh, mamma mia, aspettate che vediamo se riesco a incastrarla diversamente. Non credo. Ne avrò una che mi dà il lato sbagliato, sicuramente. No, ok, così va bene. Ok, successo niente. Voilà. Ok. E la teniamo un secondo in posa. Sembra anche sufficientemente precisa, fin troppo perché l'abbia fatta io, però vabbè. Adesso fatemi fare una prova. Così. È un bel quadretto. Ed è finito praticamente, non ci serve altro. Potremmo giusto fare un bannerino con una scrittina. Guarda. Adesso ci mettiamo dove sei, la colla qui. In realtà potremmo fare un appoggio che sia largo quanto la base, però io adesso ve lo sto solo facendo vedere così in amicizia. In realtà l'ideale sarebbe aver tagliato un foglio della stessa dimensione della cornice finita, ma io non potevo saperlo perché non riesco a farlo questo calcolo, quindi avrei dovuto farlo dopo. Quindi prima fare la cornice, poi tagliare il foglio della misura della cornice, che in questo caso è 14 centimetri, quindi 5 pollici e mezzo, 5 pollici e un po' più di mezzo. Sono troppi ottavi, non so contarli. 1, 2, 3, 4 quarti. No, 3 ottavi, una roba del genere. Adesso noi la lasciamo così. E qui potremmo semplicemente metterci un bannerino. Prima di concludere la decorazione di questa, facciamo anche lei. A questo punto proviamo a fare il calcolo. Abbiamo detto lo spessore della cornice. Lo spessore della cornice, che è quindi, fatemelo, eppure non era così complicato quando me lo spiegava Chiara, un pollice. Quindi se io voglio che sia 4 pollici, devo fare 5 per 5. Proviamoci. Non sono molto convinta perché Chiara me l'aveva detta diversamente, però 5 pollici. Magari un po' grande come decoro per l'albero, però. 10 verdi e piccoli 10, no, grandi. Ok. 10 verdi e 10 piccoli bianchi. Mia madre sta fustellando per domani, altrimenti non ne veniamo a capo domani. Voilà. E chiudiamo la cornice e vediamo se come misure ci siamo andati più vicini. Grazie, Luigi, mi sento meglio. Allora, tac e tac, e facciamo che chiuderla già subito. Questo è Basil Nero Canvas, quindi sarà molto delicato nero su nero. Voilà. E facciamo la stessa cosa su anche sugli altri pezzi. Così. Ok, noi lo chiudiamo in questo modo.
qui abbiamo la colla. Vabbè, dovevo metterci prima il biadesivo, ne mettiamo solo dei pezzetti qua. Perfetto. E anche questo è fatto. L'ultima. Così abbiamo tre mini ornaments. Per cui magari ci prendiamo i ritagli di Tommaso. Io farei così. Mettiamo due fiocchetti di neve. E siamo belli che a posto in realtà. Voilà. Adesso la montiamo, la assembliamo. Questa qui sì. La infiliamo qui. Voilà. Oh, certo. Magari senza smontarla. Non so se questa cosa vi ricorda la panchina di domenica. Tutto bene. Voilà. Questa è la fustella grande. La fustella grande che ha la larghezza di un pollice. Questo adesso è un pollice e mezzo, ma sarebbe stato perfetto se noi l'avessimo tagliata di 4 pollici. Quindi abbiamo scoperto l'arcano. Da qui in giù più un pollice. Teniamo incollato così. Adesso quindi ci tagliamo un... Questo facciamolo bene. Prendiamo... ho bisogno ancora di te, mamma. Un altro foglio nero. Voilà. Che quindi a questo punto sarà, se non mi inganno, 6 pollici. Esatto. Perché c'è un pollice da una parte e un pollice dall'altra. Brava! 5 anni di liceo scientifico veramente messi a frutto in una maniera, sembra orgoglioso il mio professore del di allora. Vabbè, voilà, questa è pronta. Adesso noi ci incolliamo dietro una base 15x15, quindi 6 pollici per 6 pollici, che adesso tagliamo sempre dal bazil. Voilà, 6 pollici per 6 pollici. Quindi, guarda, te lo mettiamo qui. Ah, e questo poi lo rifilo. Facciamo così. Questo che vada a coprire bene, fare il fondo della cornice. Poi il mio, questo qua, è 4,5, quindi taglio un quarto di pollice da ogni lato di modo che diventi 4,5. Scusatemi, che diventi 4. 4x4. Quindi 10x10. E magically si incastra. Forse ne ho tagliato un quarto in più, ma noi adesso facciamo un'altra cosa. Voilà, ci mettiamo un pezzetto di spessorato, voilà, due striscette, ok, tac e tac, e lo inseriamo in the middle. Quanto è elegante. Adesso prenderei i ritagli di Tommaso, prenderei i fiocchi che credo anche di avere in realtà forse qui vicino, se no li vado a prendere, non è che siano tanto distanti. No, qui non li ho, li vado a prendere un pacchetto, aspettatemi qua. Abbiamo i fiocchi di neve che possiamo usare come ritagli e anche l'agrifoglio. Allora, usiamo uno e uno. Sì, il nero io lo trovo sempre molto elegante, molto, insomma, potremmo dargli un effetto lavagna spennellandolo con un chalk bianco molto molto scarico, oppure potremmo semplicemente lasciarlo così. Allora, tiriamo via i puntini di ancoraggio da qui.
esempio. Potremmo anche mettergli una fogliolina piena. Questa potrebbe fare quasi da backing qua. Vedete che coincide praticamente perfettamente. Potremmo dipingerla di un colore scuro, però io la userò come terza fogliolina qua. Così. E qui potremmo metterci dei fiocchi di neve. E li lascerei così in realtà perché sono molto molto belli. Il colore va benissimo, il colore naturale che hanno. Allora, non metterei eccessivamente grandi. L'altro punto di ancoraggio è qua. Quindi, uno potrebbe essere qua. E un altro, magari questo più piccino, potremmo anche sovrapporli oppure fare un blocco di fiocchi di neve qui. Vediamo questo qua piccino, se riesco a toglierlo. Io sono sempre impaziente, finisco con il rompere tutto. Voilà, così ci arrivo. Ok, potrebbe essere anche solo semplicemente così, lì dietro un gancetto. Tac. Lì dietro un gancetto per appenderlo. E i nostri addobbi sono belli che finiti. Questo lo mettiamo lì così, questo qua, qui così. Quello lì si attaccherà adesso con un pochino di pazienza con la colla. Voilà. E quindi sono finiti. Direi che i progetti di stasera sono piuttosto semplici. Io non aggiungerei altro perché sono belli così. Semplici, molto clean, molto simple. Volendo potremmo aggiungere solo un bannerino con la scritta come abbiamo fatto con il primo. Sono tre dimensioni diverse, partiamo male per l'albero. Allora, cornici grandi di Moda Scrap, qui abbiamo usato delle carte della Simple Stories, la Freezing Cold, lui non era incollato evidentemente, mi si è accappottato un albero, tac, così. Ho usato una carta pattern per fare la cornice, ho incorniciato una delle tesserine 4x4, voleva essere una cornice 4x4 ma non so contare e quindi non è venuta 4x4, però vabbè. E ho ritagliato le montagnole da un'altra carta e ho timbrato questo bannerino, questa è una delle scritte della Scriptee Christmas della Mama Elephant e l'ho ritagliato a mano, poteva venire meglio, sì, ma non importa, mi piace lo stesso così. Poi, questa qui è una vecchia carta pattern, credo della Crate Paper, adesso non ho qui la fascetta. Questi qui sono i timbri di T-Moltz, questo in particolar modo è il set, ve lo dico subito come si chiama, Carved Christmas, ce ne sono tre e ci sono anche i mini Carved Christmas. Sono bellissimi, eleganti, semplici, la timbrata con la gomma è decisamente più semplice e viene definitissima, guardate i puntini. Sono stupendi. E abbiamo messo semplicemente i ritagli di Tommaso qui, lasciati del colore con cui arrivano, quindi un beigiolino chiaro, chiaro, chiaro. Questo qui è sempre un Carved Christmas in nero, abbiamo usato il nero di Katrin Puller, che si chiama Midnight. Guardate che definizione dei puntini. Questi sono i fiocchi di neve di Tommaso, questo qui è un Basil nero. Adesso è, no, forse non è Ebony perché non ce l'abbiamo. L'Ebony si chiama Black Hop. No, aspettate che lo trovo. Raven, il corvo. E, questa siamo riusciti a farla 4x4 perché praticamente dall'incavo della cornice abbiamo calcolato 4 più un pollice della larghezza della cornice stessa. Mi hanno aiutata, non è che ci sono arrivata da sola, così lo dico. Tre semplici fiocchetti, mettiamo qui dietro un gancino, un cordino incollato, qui avremmo potuto metterlo tra la cornice e la parte dietro che abbiamo incollato, e si potrebbero appendere all'albero o dove volete, sopra il camino se ce l'avete. Voilà.
Qui dietro non mi sono curata, ma cioè, basterebbe attaccarci uno. Questo è molto dritto, ma va bene, è mio, quindi ci sta. Si potrebbe ancora adesso attaccare un pannellino della dimensione della cornice di modo da coprire l'incollaggio che ho fatto. O meglio ancora, si potrebbe timbrare in questo caso su un pannellino che abbia la stessa dimensione della cornice. Ma siccome io ho timbrato prima e non sono capace di fare i conti per la cornice, è venuto così. Ma non è che vi sorprendete, immagino, non è che vi sorprendiate. Volete vedere le... Allora, tiriamo via il telefono da qua. Vi faccio vedere... I regalini che stiamo preparando sono i nasi di Rudolph. Ah sì, prendiamone una. Sono i nasi di Rudolph. Una provetta, un pezzetto di carta patterned, una timbrata. Questi sono gli script Christmas. Questi inizieremo a darli con gli ordini che partono da domani, che con chi verrà domani in negozio, con gli ordini che partiranno da lunedì in poi, perché le caramelle sono arrivate oggi. Questo rametto è della EK, questo è un vecchio punch di non so più cosa, ma ce n'è uno similissimo della EK, anche un briciolino più grande che sarebbe stato comodo perché alcuni di questi non li abbiamo potuti usare perché erano troppo grandi. E questi sono i nasini di Rudolph. Semplice, semplice, anche perché ne dobbiamo fare veramente tanti, quindi vi faccio vedere un po' di news. Allora, innanzitutto Catherine Pooler. Parliamo di questi timbri da sfondo di Catherine Pooler, la ragnatela. Qui c'è una stella di Natale, la colomba. Questo è l'effetto legno che è stupendo, i pipistrelli, io adoro questo timbro. E qui ci sono degli swirl. Poi c'è questo bellissimo set con tutti questi rombini bellissimi. Queste foglie autunnali con tutte le sovrapposizioni vengono meravigliose, c'è il suo stencil. Poi ci sono le stelle di Natale, le stelle con tutte le loro fustelle, c'è questo set di timbri qua natalizio, bellissimo, la tazza e l'alberello, questa è la fustella Wonderful, questa è la fustella Smile, che sono rientrate. Questo timbro qui è nuovo, Good Stuff Inside, roba buona all'interno, molto bella. Questa è la fustella del paesaggio con la collinetta, la chiesetta e le casette. La fustella francobollo, bellissima. Questa qui fa un intaglio bellissimo con l'agrifoglio. Questa la proviamo, l'ho vista usata ed è bellissima. Anche questi qui sono veramente carini. E di questi c'è anche la loro fustella. E in più c'è anche questa plate che fa gli occhi. Questo qui si fa in nero e dietro magari un cartoncino giallo o verde fa gli occhi spiritati che guardano, stupendo. Poi cos'altro è arrivato? Allora, questi qui della Polka Doodle ve li avevo già fatti vedere, fiocchi di neve scritta, qui stiamo ancora sistemando. Ah, sono rientrati questi, non so se ve li avevo fatti vedere, forse no, gli gnomi. Questi vorrei provare a colorarli anch'io, secondo me ce la posso fare, devo chiedere consiglio a Erika, ma secondo me ce la posso fare. Poi cos'altro è arrivata? Questa, è arrivato questo di Florilege, è arrivato questo qui, di Florilege è arrivato anche questo. Questo qua, poi Crafty Motions, sono tornati alcuni dei timbri che erano terminati, Alfabeto, e ce n'era anche un altro, questo qua, che è meraviglioso. Sono tornati gli Agger Scritters della Low Fun, in realtà ne sono rimasti pochi, non so se riuscirò a tenerli anche questa volta, ma vabbè. Poi ci sono le fustelle dell'alfabeto, della Crafty Motions, grande e piccolo, che sono molto belli, è ritornato anche questo timbro qua. Cos'altro? Vi faccio vedere le carte della 13 Arts che sono stupende. C'è sia il kit sia le carte singole, sono meravigliose, davvero stupende. Guardate qua, bellissimo. C'è poi una delle tre collezioni, è veramente spettacolare. Guardate qui. Io forse non ho preso tutti i fogli singoli di tutte le collezioni, ma ho le collezioni intere. Guardate che spettacolo. Poi, come vi dicevo, ho ordinato dovevo riordinare la carta degli alberelli della Rain, che dovevo ordinare solo quella, ma purtroppo mi sono rimasta attaccata al carrello tipo un'altra ventina di carte patterned. Adesso dovrò poi decidere in quale espositore metterle. Vabbè, il kit, se non sbaglio, costa 6,50, una cosa del genere. Guardate che meraviglia, questi, guardate quel pulcino. Guardate questo effetto legno, l'ho finito senza bisogno di tante altre cose. Tac.
Abbiamo lei. Voilà, scusate. Guardate che spettacolo. Bellissima. Poi abbiamo questa qui. Voilà. E qui sul retro è così. Sì, queste sono le carte di tre collezioni. E poi ci sono gli acetati. Questi si vedono male in video, però qui c'è la farfalla, che è un ritorno. E poi qui c'è questo con i fiori. Ogni collezione mi sembra abbia sei fogli, se non ricordo male. Guardate anche questa, che spettacolo. Voilà. E poi c'è lei. Bah, stupenda. Bellissima. E poi cos'altro? Ma allora. Qui c'è un po' di disordine, ma è ritornato il questo ne è rimasto uno. Vabbè. Il cancelletto della Lofan, è ritornato il diamante della Spellbinder. È ritornata la. Aspettate che ve la faccio vedere, che non l'abbiamo ancora sistemata. La Tiny Gift Box. Voilà. Eh sì, le statelle, c'è ancora qualcosa di rimasugli. Quelli sono i mega campanelli che ci sono. E poi direi che forse vi ho fatto vedere tutto. Sicuramente ho dimenticato qualcosa, non me ne vogliate. Voilà. Vi faccio rivedere queste e poi vi saluto. Andiamo a finire di preparare i kit per domani. Questi sono tre piccoli ornament per l'albero, tre piccoli decori per l'albero, per il caminetto, per la casa, come regalo. Possono essere il sostituto, scusatemi, di un biglietto. Potete farne cosa volete, sono molto carini. Ci va niente a farli. Questi addirittura quasi senza timbri, questi è semplicemente una timbrata e un decoro. È una carta patterned. Direi molto molto easy. Per stasera è tutto. Ciao, buona serata!